I pasticciotti presentano la vera storia di Jack-O-Lantern. C'era una volta un uomo che si chiamava Jack-O-Lantern. Amava bere birra e passava tutto il suo tempo alla taverna. Un giorno, mentre era alla taverna come suo solito, si trovò seduto accanto al diavolo in persona, venuto per reclamare la sua anima. Jack, che era molto furbo, gli disse: «Ti darò la mia anima in cambio di un ultimo boccale di birra, ma al momento non ho più soldi per pagarlo, quindi dovrai aspettare». Il diavolo allora si trasformò in una monetina, in modo che Jack potesse pagarsi l'ultimo boccale di birra. Ma senza perdere tempo, Jack prese la monetina e la rinchiuse in una tasca, dove teneva anche una croce d'argento. E a quel punto il diavolo non riuscì più a liberarsi. Ma portarsi il diavolo nel taschino non era certo una cosa molto simpatica, così Jack pensò di stipulare un nuovo patto con lui. «Ti lascerò andare se prometti che non ti farai più vedere e che non mi porterai mai all'inferno», gli disse Jack. Il diavolo accettò e fuggì a gambe levate. Dopo alcuni anni, come accade a tutti, Jack morì e pensò bene di presentarsi alla porta del paradiso, ma non gli fu data la possibilità di entrare. In effetti, in vita ne aveva combinate parecchie e un po' se l'aspettava. Così Jack scese all'ingresso dell'inferno, dove trovò il diavolo in persona ad aspettarlo. Ma a quel punto il diavolo gli ricordò il loro vecchio patto. «Mi hai fatto promettere di non portarti mai nella mia dimora, e il diavolo rispetta sempre le sue promesse. Tu qui non puoi entrare», gli disse il re degli inferi. Non potendo entrare né all'inferno né in paradiso, il povero Jack-O-Lantern fu condannato a vagare sulla terra alla ricerca di un posto in cui sostare. Per illuminare il suo cammino chiese come unico favore al diavolo di poter avere un tizzone di fuoco da mettere nella zucca cava che portava con sé. Da allora Jack Lanterna vaga senza sosta per il mondo e nella notte di Halloween verrà a bussare anche alla vostra porta per cercare riposo, ma se voi avrete lasciato sull'uscio una zucca cava illuminata, non dovrete avere paura. Jack capirà che nella vostra dimora non c'è posto per lui e vi risparmierà. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.